si è tenuta questa mattina a Sala Consilina la giornata degli alberi, la manifestazione organizzata dall'Osservatorio Europeo del Paesaggio in collaborazione con Legambiente Campania e con il Lions Club Sala Consilina a Vallo di Diano, ha visto coinvolti gli alunni delle scuole elementari del secondo circolo didattico di Sala Consilina. Nel corso della mattinata, alla quale hanno preso parte tra gli altri Angelo Paladino, presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, Michele Buonuomo, presidente di Legambiente Campania, e Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Diano, si è tenuto il convegno dal titolo L'albero, una risorsa per la vita e per il paesaggio, il censimento degli alberi monumentali. Ma noi come Osservatorio Europeo del Paesaggio abbiamo voluto, già come altri anni, mettere in risalto l'utilità, il grande ruolo degli alberi nel nostro territorio. Gli alberi non solo impediscono alle montagne di franare, ma danno ossigeno e rappresentano la bellezza di un territorio. E quindi ai bambini abbiamo voluto ancora una volta dare la possibilità di una riflessione su come gli alberi servono alla vita dei cittadini e al paesaggio in generale. È intanto una bella data perché precede di un giorno l'arrivo ufficiale della primavera, un segnale importante per i bambini ma anche per gli adulti. Noi una volta raggiunta appunto l'età adulta prendiamo sotto gamba queste iniziative e la necessità di piantare nuovi alberi, di rispettare, censire quelli monumentali, eppure gli alberi sono un elemento fondamentale. Penso in una regione, in un paese come il nostro, fragilissimo dal punto di vista idrogeologico, quanto aiuta a avere una copertura vegetale, forestale. E poi è una risorsa, gli alberi sono una risorsa fondamentale dal punto di vista sia ambientale, ecologico, ma anche dal punto di vista produttivo.